down? Oh, if I get drowned, will I be left alone, crying on my knees? Oh, if my heart burns, oh, if I go mad, will someone be there to glue those broken pieces? Don't let me on my own. Oh, I need you to carry on. Cause there ain't no Superman at all. Oh, I dream a lot. I believe in things, but these are nightmares and nobody's coming. If I feel sad, if I won't leave, who could be the one who pull me out of here? Don't let me on my own. Oh, I need you to carry on. Cause there ain't no Superman. Waiting way too long. I've been screaming for hours, days and months. As soon as I show up, salve, per i 250 anni della città di Mosca finalmente sono riuscito a trovare una turista anche carina. Benissimo. Non ho capito, mi scusi, puoi ripetere? Se l'hai giurato. Allora, ho semplicemente detto che per i 250 anni della città di Mosca siamo riusciti anche fortunatamente ad avere una bella turista, il che non guasta. No, in realtà io sto cercando di raggiungere una mia amica per le vacanze. Sì. Io ho avuto la bella idea di farmi in bicicletta, quindi adesso ho un po' di appetito. Lei mi sta a consigliare dove posso andare a trovare qualche prodotto locale? Lei ha trovato l'uomo giusto al momento giusto nel posto giusto, non si preoccupi. La porto in un locale dove potrà assaggiare tutte le nostre specialità. E non sono pochi. A proposito, di Mosca lei sa qualcosa oppure... Non so praticamente nulla. Però possiamo cogliere l'occasione, magari mi racconta qualcosa. Perfetto, io le faccio strada, venga. Okay. Ah, tra parentesi, io mi chiamo Gianni. Ciao Stefania, ciao, diamoci del tu. Perfetto, ok, andiamo, dai, su. Door and I say, hey, why don't you just go and see what happens then? And I don't know exactly what it is. Soprattutto, no, ci mancherebbe, anche l'occhio vuole la sua parte. Comunque, oh, a proposito, veniamo a Mosca. Dunque, da dove possiamo cominciare? Facciamo così, Mosca è una città di 10.000 abitanti. Collocata in una felice posizione geografica alle porte di Cuneo, sotto il Monviso e dai piedi della collina morenica che la circonda d'anfiteatro e che, riparandola dai venti freddi, le conferisce un clima mite, apprezzato fin dall'antichità. La zona precollinare era stata colonizzata dai romani della colonia Iulia Augusta. Il nome Mosca, di origine celtica e germanica, compare per la prima volta in un documento datato 6 dicembre 1123. Alla metà del XII secolo risale il Marchesato di Mosca. Il primo dei marchesi fu Guglielmo,
figlio di Bonifacio del Vasto, intorno al 1155. Ben presto Busca fu stretta tra il sorgere della nuova città di Cuneo, 1198, e l'affermarsi della potenza militare del Marchesato di Saluzzo. Proprio ad opera di Tommaso I di Saluzzo, il Marchesato cadde, ed infine, dal 1361, passò sotto la protezione dei Savoia, tanto che gli eredi della casata si fregiano, fra i tantissimi altri, anche del titolo di Marchese di Busca. Durante i 126 anni della loro signoria, i Marchesi di Busca dominarono dal castello sulla collina, probabilmente sulle rovine dell'antico castrum romano. Di quella costruzione, oggi, rimangono i ruderi denominati castellaccio. Vedi Stefania, Busca è importante per la sua carne, per il suo pane, per il suo vino e per i suoi baci. Cosa, Gianni? No, non hai capito, non hai capito. Vabbè, comunque ne riparleremo. Per adesso ordiniamo. Ordiniamo. Dai. Questo vino nasce proprio qui vicino. Dai vitigni del locale Quagliano nasce un pregiato vino DOC dolce, ideale per i dessert. Busca non si fa mancare il buon pane. Famosi in tutto il mondo i suoi mastri panettieri, alcuni dei quali, emigrati oltreoceano, hanno aperto panetterie buschesi in mezzo mondo, persino a New York. Con la sua tipica micca ben cotta nel forno a legna, Busca fa parte dell'Associazione Nazionale Città del Pane. Ma Busca è famosa anche per la sua carne. Gli allevamenti della pregiata razza bovina piemontese forniscono una carne ad origine controllata, garantita genuina da un consorzio apposito. Allora, cosa ne pensi della nostra cucina? Ti dico che mi ha veramente sorpresa. Oh, e questo mi fa piacere. E adesso siamo arrivati al famoso momento dei baci. Gianni, ancora con questa storia. A parte che sono impegnata, poi tu sei un bell'uomo, lo devo dire. Però c'è un po' di differenza di età tra di noi. Non hai capito, ma non hai capito proprio. Io sto parlando dei nostri famosi baci di Busca. Dai, assaggia. Sono favolosi, Gianni. Prima di berci un caffè, mi devi promettere una cosa. Di voler a tutti i costi conoscere meglio Busca. Anzi, facciamo così. Io ti offro il pranzo e tu mi concedi altre 2 ore per conoscere meglio la città. Però mi devi raccontare tutto, anche perché 250 anni sono lunghi in un pomeriggio, eh? Promesso, d'accordo, va bene, dai!
curare di solito. Lui voleva curarmi dalla mia malattia. Nonostante tutto, però la mia malattia peggiorava. Quindi dovetti partire. Mi sa che il vino con questo caldo mi ha dato la testa. Ma cosa ti succede? No, vabbè, niente. Tu hai detto che siamo qua? Stefania, devi sapere che noi siamo sulla strada che porta al Castello del Roccolo. Il Castello del Roccolo è stato costruito nel 1831 da Roberto d'Azeglio, fratello del famoso Massimo d'Azeglio, ed è in stile neogotico. È stato visitato da personaggi famosi. Il mio nome è Melania. Melania Tapparelli d'Azeglio. I miei genitori vissero qua, al Castello del Roccolo, costruito nel 1831. Io venivo qua insieme a loro, a Roberto e Costanza, i marchesi, che erano i miei genitori. Venivo qua durante l'estate a godere del clima mite di questo luogo fantastico. Purtroppo, fin dall'infanzia, soffrivo di tubercolosi. Ed è per questo che i miei genitori mi portavano qua. E qua potevo risollevarmi dalla mia malattia. Nonostante questa malattia, così grave, così tragica, riuscii a scoprire l'amore. Mi innamorai di Salvatore. Salvatore era il mio amore, mio marito. Lui era di origine sarda e proprio in Sardegna mi portò in villeggiatura, sull'isola di Piana. In questo luogo bellissimo, pieno di mare e di sole. Lui voleva curarmi dalla mia malattia e qui stetti benissimo, in sua compagnia, mano nella mano, sulla spiaggia. Nonostante tutto, però, la mia malattia peggiorava e quindi dovetti partire e tornare qua, in questo luogo. Ancora qua lo aspetto da quell'isola e non mi stanco di aspettarlo. In nome dell'amore. No, aspetta, dove vai? Ma io vado da nessuna parte, ma scusa, Stefania, ma sei sicura di star bene? Sì, credo di sì. Senti, ma tu sai qualcosa su una certa Melania? Melania? Ah sì, no, ma quella è una leggenda. Dicono sia un fantasma, ma io sinceramente non ci credo. Ok. Vabbè, no, non importa, senti, dove andiamo adesso? Oh, adesso andiamo a visitare Casa Ferrero. Tu devi sapere che Casa Ferrero è così chiamata dal nome del benefattore, l'ingegner Giuseppe Ferrero. Benefattore insigne al quale i buscesi devono grande riconoscenza. Benché per motivi di lavoro avesse trascorso gran parte della sua vita lontano dalla città nativa, egli manifestò sempre profondi sentimenti di attaccamento al luogo d'origine, tornandovi ogni anno a soggiornare e destinandogli con generosità post-mortem i beni di famiglia. La maggior parte del suo cospicuo patrimonio andò così, per suo volere testamentario, al comune e all'ospedale di Busca, perché ne disponessero a scopi sociali, tra cui la bella Villa Ferrero, con annesso parco sulla collina. Ora è una residenza per disabili e nel suo parco è stato realizzato il Giardino dei Sensi. E siamo arrivati alla cittadella dello sport. Infatti Busca nel 2010 è stata insignita European Town, città europea dello sport. E di questo siamo veramente fieri.
Oltre Porta Santa Maria, si arriva alla chiesa parrocchiale intitolata Maria Vergine Assunta, grande costruzione settecentesca di Francesco Gallo. Venne eretta nel 1717 sul sito della precedente chiesa gotica, sorta nel 300 dall'unione delle parrocchie precollinari. Nel vasto e luminoso interno a sala con lesene corinzie, l'attenzione è attratta dalla prospettica apertura sull'infinito del presbiterio, interamente affrescato tra il 1782 e il 1785 da Carlo Scotti. Antistante la parrocchia, via Cesare Battisti conduce alla Chiesa Bianca. La chiesa, gioiello dell'architettura buschese, ha origini molto antiche. All'interno, una soffusa illuminazione esalta la plastica composizione di lesene, cornici e stucchi, animata dall'unitaria decorazione pittorica di Giuseppe Della Mano, che risale al 1736. Nel cuore della città si trova la Confraternita della Santissima Trinità, detta anche Rossa. Venne costruita dai confratelli nel 1652 sulle rovine del Castello Inferiore. Di fianco al Sagrato si erge il Palazzo della Musica, perché Busca è anche città della musica, con il suo trentennale istituto civico e i suoi concorsi musicali e canori nazionali per scuole elementari e medie. Vedi Stefania, qui siamo a Casa Francorto. È sintomatico che si voglia finire il tutto con Casa Francorto, perché stiamo parlando in questo momento di un personaggio, lo vedi qui in gigantografia, che si chiamava appunto Ernesto Francorto ed era, tu pensa, era nato nel 1883, è morto nel 1968 ed è stato per tantissimi anni veramente la figura più significativa del paese, il medico, chiamato in piemontese il dottor per eccellenza, no? Ma oltre che essere medico, questo era una persona talmente poliedrica, polivalente, da essere stimato anche come pittore. Ultimamente sono uscite delle sue mostre che sono state apprezzatissime soprattutto dai critici. C'è un critico, un certo Henri, che l'ha paragonato a Renoir, Gauguin. Cioè, non stiamo parlando di autori, cioè, non sono bruscolati assolutamente. E oltre a questo è stato pure un grandissimo umanista e un poeta. Ha scritto decisamente poesie in italiano, in piemontese, in francese, ma ne ha scritte tantissime. E scommetto che tu ne conosci una piemontese. Beh, io ne ho lette di lui tantissime. In piemontese mi piace quella che lui ha dedicato al simbolo per eccellenza di Busca, che è il ciuchè, il campanile. Me la reciti? Il nos ciuchè. Per la veina forma strana, per la veina forma drola nos ciuchè, ma sia bel o brut che sia, per noi altri chi è la lena maraviglia nos ciuchè. Ne compagni, ande da usin andore bele, anti sagrin nos ciuchè. And l'ure grame and l'allegria per noi altri, chi è la lè come famiglia, nos ciuchè. Lo saluto da Dausin, lo saluto da lontan, cui caveno e cui cavan, ma lontan quand'una sia, e sanen sapel tourné, guai sa pensa so ciuchè. Un a meira nostalgia, un sa pensa a so ciuchè. Finora ti ho parlato di Busca, dei personaggi, della storia, dei prodotti, dei monumenti, ma non ti ho detto che Busca ha un'economia molto importante e vanta aziende innovative in merito. Eh sì, veramente.
partire dal dopoguerra si sono verificate trasformazioni nell'ambito dello sfruttamento economico delle risorse di questa terra. Accanto all'agricoltura e all'allevamento tradizionali, è stata potenziata la coltivazione di alberi da frutto, che hanno trovato nella zona di Busca un ambiente funzionale al loro sviluppo. Inoltre, non bisogna trascurare il settore artigianale, rappresentato in Busca da aziende e piccole fabbriche tipografiche, laboratori per la produzione di ceramiche e di materiale edile. Ma l'industria buschese offre numerose realtà aziendali innovative, che negli anni hanno puntato sulle nuove tecnologie per migliorare i processi produttivi, dall'edilizia all'elettronica, dalla termoidraulica alla lavanderia industriale. Gianji, grazie. Ti ringrazio di cuore perché mi hai fatto conoscere Busca e perché mi hai fatto passare un bellissimo pomeriggio. Non mi dimenticherò mai né di te né di questa città. Bene, ma io non ti ho detto tutto. E allora, siccome voglio che invece tu sia informata, che tu ti ricordi perfettamente di Busca, ti lascio anche il libro. Così ti ricorderai sempre della nostra città. Grazie. Motore, azione, vai! No, stop! Salve! Come velocità andava meglio? Salve! Speri, sente i 200... I 250! Dimmi quando è. Vai! 1, 2, 3. Ok. Someone be there to glue those broken. Gianji, il vino con questo caldo mi ha dato la testa. Gianji? Sì? Mi sa che abbiamo impalato la telecamera, sì, Gianji. Dopo la parola neogotico. Sì. Lui può continuare. La stacchiamo proprio, facciamo due inquadrature differenti. Okay. Faccio così. Motore, ok? Merda! Stefania, devi sapere che siamo sulla strada che porta al Castello del Rocco. Castello costruito. Da qua potevo vedere il mare e respirare l'aria salubre di questo luogo. Ho sbagliato. Sì, faccio vedere. Days and months, as soon as I'm sure.